La Coppa della Presolana ha rivissuto il fascino retro del 1929, data in cui veniva certificato il primo capitolo dell'automobilismo sportivo aerobico. La manifestazione proposta a intermittenza ha preso il via questo giovedì da Piazza Manzù a Clusone, toccando Valle Seriana, Sebino e Valle di Scalve. Si è trattato di una rievocazione dove le auto d'epoca hanno gareggiato in prove cronometrate disseminate lungo i 150 chilometri del percorso. Noi l'abbiamo voluta rievocare e l'abbiamo rievocata andando a fare gli stessi percorsi in parte e percorsi nuovi da altro punto di vista, proprio per valorizzare anche da un punto di vista turistico questo territorio, che è un territorio speciale, e per noi bergamaschi la nostra montagna sostanzialmente. Linea d'arrivo allestita al passo della Presolana, dove nel tardo pomeriggio le auto hanno concluso l'aspetto agonistico prima del buffet e delle premiazioni. Ci tenevamo a fare la manifestazione anche sulla pista di Valbondione, era uno dei punti qualificanti della manifestazione, però la neve sta facendo impazzire gli sciatori, fa impazzire un pochettino anche noi. Abbiamo però d'altra parte una giornata stupenda di sole con una visione e una visibilità eccezionali, e questo ci ripaga in parte. Vogliamo con questa iniziativa abbracciare idealmente tutto il territorio dell'Alta Val Seriana, dell'Altopiano di Clusone e poi al ritorno della Conca della Presolana, ma anche della Val di Scalve, che è entrata a far parte del circuito di Promoserio. Un percorso interessante, un percorso che tocca la natura, le montagne e anche l'arte di questo territorio, che si conclude a Castione con la premiazione.